attualmente reato, diciamo che il pronome normale è un errore, o perlomeno possiamo anche dirlo, ma per chiaro in mente che noi vediamo solo unicamente quello che c'è subito di sotto della linea terra. Se c'è aria, noi abbiamo un pattern lineare, se c'è aria anche per pochi millimetri. Potrebbe essere poi il polmone occupato da una massa solida che lo occupa per tre quarti, che noi vediamo con un quadro di polmone normalmente reato, se la periferia del polmone è normalmente reato. Se lo sposteniamo soltanto in mente, non significa che poi il polmone è normale se noi vediamo solo le lineari. È un po' come il polmone normale, come se io studiassi una mela, mi piace fare questo esempio, ma devo essere consapevole che studio solo la buccia di quella. La linea pleurica è la buccia della mela sana. È affascinante il fatto che se in qualsiasi processo patologico, in qualsiasi alteratura della densità del polmone, raggiunge la linea pleurica, questa è come una mela che ha, che è bacata, che è qualche cosa, e questa alterazione che cosa fa? Di fatto rompe quello spazio acustico, perché è successo qualche cosa, perché si è modificata la densità del polmone subito la linea pleurica e si creano dei buchi acustici. E attraverso questi buchi acustici gli ultrasuoni possono entrare e darci delle informazioni. Questi buchi possono essere più o meno grandi. Però un buco grande è una polmonite lobare che arriva fino a questo periodo del polmone e apre veramente una finestra acustica. Il polmone atelettasico è un buco enorme, non c'è aria nel polmone, il polmone è reato, io lo studio benissimo, riesco a studiare anche il parecchio. E poi c'è tutta una serie di situazioni in cui questa densità del polmone si modifica solo in periferia e avremo la possibilità di vedere artefatti che ci permettono di comprendere il mondo di situazioni che sono al di sotto. Ricordate, il polmone è dividito in due aree, l'area degli artefatti e l'area dell'immagine reale. Il polmone normalmente reato contiene circa il 98% di aria, in queste situazioni io vedo la linea. Altri artefatti che vedremo essere semplicissimi nel riconoscere sono le linee B, sono artefatti verticali che nascono dalla linea pleurica e questi hanno un gradiente, posso vederli addirittura qualche volta, posso uscire anche forse a contarli, lo stadio successivo è quello completamente bianco. Abbiamo detto che in questa situazione le linee B confluiscono e danno questo aspetto di white line fotografico, non è così, è solo l'espressione di una densità del polmone che è aumentata. Voi vedete che queste modifiche rispondono a due situazioni, a modifiche dell'interstizio e a modifiche degli spazi aerei. Più delle volte nelle patologie polmonari abbiamo una riduzione degli spazi aerei e un aumento dell'interstizio. Al di là di questo white line, noi abbiamo il polmone che è visibile, abbiamo le immagini reali dei polmoniti, completamente, vedi la telestasia, dove il polmone completamente deraeato, con un bronco chiuso, va un quadro di atletasia, di empatizzazione, a questo punto vedere il polmone piuttosto per terra è la stessa identica cosa, l'immagine è quella di un organo solido, parenchimatoso, totalmente studiato. Quindi questo gradiente sia di immagini che di densità del polmone è quello che ci permette di fare l'ecografia del polmone, quello che ci permette di dire che l'ecografia del polmone ha un senso, perché non è vero quello che ci scrivo sull'Erison, che assolutamente non possiamo avere informazioni su parenchima polmonare. Questa è un'immagine reale, un'immagine di una cosa solida. È il polmone di sinistra, è un paziente che abbiamo bloccato. Siamo corpo di occhio, tardi, residuo aria che si manifesta come in questi spot glucogeni distribuiti lungo il decorso di un bronco. Voi vedete che quando noi ci rendiamo conto che il polmone è completamente collassato, quasi completamente deareato, e ritiriamo il tubo, che arriva l'aria e si forma un artefatto, il white light, il polmone diventa completamente bianco, quindi in poche frazioni di secondo o un secondo vedete riassunta la fisiopatologia proprio ecografica del polmone. È evidente che qui, se ci fosse una massa, anche se non dovesse raggiungere il nervo, un ascesso in questo polmone, anche se non raggiunge il nervo, quello diventa polmone, un organo parenchimatoso, assolutamente studiabile come qualsiasi altra cosa. Quando il polmone si
riempie d'aria, questo non è il polmone, l'abbiamo visto come era il polmone prima, è un artefatto, è chiaro questo? La fare esorazione del polmone non è difficile, e questa è una cosa che la differenzia molto dall'ecografia cardiaca piuttosto che ordinaria, sicuramente la manualità, le difficoltà tecniche sono ben altre, perché si tratta di fatto di scorrere con la sonda, lo vedremo dove anche, e riteniamo, abbiamo pazienti che sono collaboranti, possono essere messi in posizione seduta e quindi vedere studiare meglio le aree posteriori, ma più delle volte anche la posizione supina ci permette di lateralizzare il paziente e di vedere i campi posteriori. Alcune aree sono difficili da studiare, le zone retroscapolari, per esempio, sono difficili da studiare. Però è anche un'ecografia che non va a valutare le cose millimetriche, cioè non esiste una polmonite di un millimetro, però mai succede l'alterazione dell'alimentare, vero, ma non hanno significato di polmonite. Quindi al di là di questo limite delle zone cieche, diciamo che più delle volte se c'è questo problema, anche nei pazienti non collaboranti possiamo ottenere un sacco di informazioni. L'obesità, per esempio, può essere un grosso problema per il paziente. Però c'è un altro aspetto, al di là della manualità, che non è particolarmente richiesta per fare questo esame, è che è un'ecografia che deve, più forse di così si altra, essere guidata da un criterio clinico, un sospetto clinico. Se io penso che un paziente abbia una pneumotorace, è inutile guardare i campi posteriori, l'aria sta anteriormente. Se io penso che il paziente abbia uno scompenso cardiaco, guardo i campi anteriori, perché è fuorviante guardare i campi posteriori, l'aria dove spesso ho i segni dell'incremento dell'acqua extravascolare, solo perché il paziente dificulta in un determinato modo. Quindi l'esame più delle volte è molto rapido ed è mirato in alcune zone, perché sono queste zone, le zone calde che mi danno le informazioni che spesso vado a ricercare. Abbiamo, per me, personalmente, molto sviluppato lo studio del polmone nei bambini e nei neonati, anche se non faccio il neonatologo, però dico con molto orgoglio, sono stato il primo a pensare che il polmone del neonato non era stato descritto da nessuno. Il neonato è un soggetto molto particolare, perché è vergine delle patologie, ha quelle patologie, quindi qui per me in ecografia ha una sensibilità e specificità elevatissima. Dove fare questa espansione? Allora, troverete in letteratura vari suggerimenti di dividere il torace in aree, secondo me è una cosa complicata, abbiamo sempre pensato che la cosa più semplice fosse quella di ricordare le linee anatomiche del torace, c'è cioè una parasternale, un emicladiare, una scellare anteriore, una scellare media, una scellare posteriore. E questo è il modo che noi consigliamo di partire facendo delle espansioni longitudinali, cioè dall'alto verso il basso, e muovendosi lungo queste linee, posteriormente le linee paravertebrali e le aree sottoscapolari. Quindi, se uno viene in testa questo schema, no? Parasternale, anteriore, posteriore, mediale, posteriore, non ha bisogno di mandare a mente le situazioni che possono essere più complicate. Quindi il polmone areato, l'area del polmone areato ha un pattern che è assolutamente semplicissimo da riconoscere. La linea pleurica, che è il movimento di nuovo, lo slide pleurico, quindi lo scivolamento del pleura viscerale sulla parietale, e questi artefatti lineari. Perché vediamo questi artefatti? Questi artefatti sono, ho detto, i verberi della linea pleurica, perché cosa succede? Quando arriva il primo impulso di ultrasuoni, gli ultrasuoni arrivano sulla linea pleurica e vengono completamente inflessi. Trasmettono all'ecografo un'immagine che è la linea pleurica. Secondo impulso di ultrasuoni, che cosa fa? Fa la stessa cosa, arriva sulla linea pleurica e torna indietro, ma siccome lo fa con ritardo, riproduce la linea pleurica in profondità. Questo è il fatto del livello. Queste linee A sono equidistanti tra di loro, e hanno la stessa distanza di percorrere tra la cute, la montagna e la linea pleurica. Uno dei problemi sono errori interpretativi della macchina. Questo quadro è completamente diverso. Quindi gli artefatti non sono orizzontali, ma sono verticali. E queste sono le cosiddette linee B.
quelle che sono, hanno peculiarità, nascono dalla linea pleurica, raggiungono in profondità l'orecchio, non sono altre parti che si esauriscono nei 30 mm di sotto della linea pleurica, e nascondono la linea A, voi non vedete la linea A perché è la densità del polmone, in questa situazione si è modificata, e si muovono sincrone con la linea pleurica. Quando vedete il movimento, li vedete in questo modo. È semplice riconoscere, è stato dimostrato che sono sufficienti 20 minuti anche in menoptica per dire questo polmone aia che parte delle linee B o non è A, e quindi è una cosa semplicissima, con qualsiasi apparecchio voi questi altri fatti riuscite a vedere, riuscite a riconoscere. Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto nelle applicazioni nostre, dell'urgenza, sindrome intersoziale, cioè la linea B significa polmone 1. Si correla con l'incremento dell'acqua cerebrovascolare polmonare, questa la presenza di questi artefatti. Si è pensato, la prima interpretazione è stata quella di Daniel Lichtenstein, che ha correlato questi artefatti ai sette interlobulari pleurici, per cui lui c'è l'edema polmonare, l'edema inizia lì, e quindi noi vediamo questi sette interlobulari come LNB. In realtà lui diceva che distano 7 mm l'uno dall'altro, non è vero, andate a vedere i testi di anatomia, i testi di regolare non hanno questa distanza. Altra interpretazione ancora più fantasiosa, vedete, qui addirittura parliamo di Picano, che io credo che voi conoscete, di cui ho una stima notevole, disegna i sette interpolari come struttura parallela alla pleura, i sette interpolari sono perpendicolari alla pleura, quindi si è studiato veramente poco questo ambito, nella comprensione del perché noi vediamo determinate cose, invece credo che sia un valore veramente importante. In ogni caso, gli artefatti sono sia errori interpretativi dell'apparecchio, ma sono sempre fenomeni di interazione tra l'energia ultrasonora, tra la sonda e i tessuti. Quindi queste informazioni sono utili per capire cosa sta capitando a quel punto. Quindi non è una struttura reale. Noi abbiamo fatto questo studio, l'abbiamo pubblicato nel 2009, in cui abbiamo dimostrato che la sindrome intersoziale, cioè l'evidenza di LNB, può manifestarsi in quadri estremamente, estremamente variegati. Forse i quadri inizialissimi di edema polmonare cardioide identificano alterazioni dei sette interregolari nucleari, cioè incremento dell'acqua, ma non potrebbe essere spiegato perché una membrana ialina in un neonato si presenta con un polmone completamente uguale, o altri quadri di edema anche cardiogeno si manifestano con questo white line infografico, non avremo la possibilità di spiegarlo. Quindi noi riteniamo che, essendo la linea pleurica uno specchio acustico nel momento in cui sotto la pleura ha interstizie normali, e gli alveoli si riducono di dimensione, hanno dimensioni variabili perché il contenuto aereo non è costante. A questo punto si formano questi buchi acustici e si creano questi artefatti. Se pensate agli artefatti del LNB, li vedete anche negli intestini, laddove c'è l'interfaccia acqua e aria, si generano questi artefatti. È indistinguibile quello che accade nell'addome rispetto a quello che accade nel torace, testimonianza proprio che sono artefatti che non sono strutture reali. Questo polmone normale, queste strutture sono di pochissimi micro, non possono essere discriminate dalle frequenze che noi usiamo in diagnostica, quindi quello che noi vediamo è l'artefatto, le linee A, slide in linea A, non siamo in grado di anche se c'è un assorbimento di ultrasuoni per questa struttura, ma non siamo in grado di vederlo. Questa è la fase iniziale, interstiziale di un edema polmonare cardiogeno. Aumenta l'acqua circolare polmonare nell'interstizio, noi vedremo delle linee B, ma nella fase di floating, quando anche gli alveoli sono pieni di liquido, noi abbiamo il white line. Cioè, significa che è stato per semplificare, questa è una sindrome interstiziale, che c'è una prevalente alterazione dell'interstizio. Qui abbiamo un interessamento che non è più solo interstiziale, ma anche alveolare. Questa è la cosiddetta sindrome alveolo interstiziale tipica dell'edema polmonare cardiogeno o non cardiogeno, là dove anche gli alveoli sono più pieni di liquido. Pensate alla comunità in cui l'interstizio e gli alveoli sono occupati da una
materiale logistico, ma l'immagine sarà un'immagine molto variegata, nella polmonite, però sarà un'immagine reale, almeno in parte reale. Quello che qui è nero è parentino polmonare, cioè è completamente reale. Quello che vedete di bianco sono residui di aria nei bronchi che generano questi artefatti, che generano artefatti d'aria. Questa è una telepatia. Il polmone completamente deareato, ho preso del quale totalmente residuo solo aria nei bronchi, queste strutture lineari sono bronchi che sono schiacciati, ma il polmone è completamente atteletario. Alla fine della fiera, le immagini che possiamo vedere con l'ecografia del polmone sono quattro, anzi sono cinque, però la quinta è un motorace che è così, non si muove, un motorace è un'immagine di linea ferma, ma è semplice, non possiamo avere quindi tante cose. Questo è un'area di polmone normalmente areata, questa è un'area di sindrome interstiziale in cui l'edema o le alterazioni interessano prevalentemente l'interstizio. Poi abbiamo il white clump, e il white clump è lo stato preconsolidativo del polmone. La densità di quel polmone sta aumentando a livelli critici che oltre va verso il consolidamento. Questo avviene sempre, questa potrebbe essere la storia di una polmonite. Vedete il polmone sano, poi quello lì svegliato si fa il polmonite, comincerà a fare i torti, comincerà a fare il NB, poi farà il white clump e poi andrà verso il consolidamento. Quando guarisce fa il percorso inverso. Non passeremo mai da un consolidamento alle linee tante, ma il percorso sarà consolidamento, white clump, linea D e polmone normale. Quindi mettete in testa quattro immagini, poi dovremo contestualizzarle, dovremo capire e cercare di capire attraverso soprattutto i dati clinici che cosa esprime quello che noi vediamo, però sono quattro immagini, non ce n'è altro. Quindi vedete come aumentando la densità, andando dal pneumotorace fino al consolidamento, il problema è di densità del contenuto proprio della densità polmonare degli stati tubulari. Allora, l'ecografia del polmone è questa ecografia oggi la vedrete più di qualche volta, quella che io chiamo l'ecografia clinica integrata in emergenza urgenza, è parte fondamentale della valutazione del paziente clinico. Perché se pensate che ad esempio nel protocollo FAS, io detesto la FAS, lo dico subito, la FAS è ovvio, dico che loro dovranno anche perle e porci la FAS. Trattare la FAS è difficile, è poco sensibile, bisogna essere molto molto esperti, ma l'approccio al paziente con trauma non è la FAS e non è neanche la FAS, è proprio l'ABC di fatto con l'eco. Quello ha un impatto nel paziente, per non andare in TAC con un paziente che poi si destabilizza in corridoio oppure muore in TAC. L'impatto dell'eco, se dobbiamo dire, facciamo una diagnosi per fare immagini, credetemi, fate la TAC. Ho cambiato negli ultimi 10 anni questo opinione, però mi sono reso conto di come una cosa è la diagnosi per immagini, un'altra cosa è dire io stabilizzo quel paziente, io riconosco quelle che sono le lesioni che sono potenzialmente pericolose per quel paziente, le faccio dove in pronto soccorso, non vado da nessun'altra parte se non sono certo che quel paziente può essere portato tranquillamente in campo e si intervista che cavolo solo non lo faccio per te. Pensate che le FAST, la valutazione ABC di Eva, ma le uniche informazioni che mi dà è su C. Mi dice, è sangue o non è sangue, solo la valutazione di C. Ma quanto più importante è guardare il cuore, ad esempio. Qual è l'informazione più importante su C? Ma anche l'ANG non è solo B, perché un pneumotorace massivo che mi sciocca un paziente, quello è C. Un polmone umido, e non capire perché un paziente con un trauma toracico respiri male, ha un polmone umido, può essere confusione, può essere edema polmonare perché si è rotta una porta, perché si è rotto un papillare. Cioè, quelle sono informazioni. E integrare le valutazioni del polmone con altre valutazioni, oggi parleremo di una causa anche di come valutare il cuore, non da cardiologi, ma da medici che possono avere informazioni della valutazione cardiaca, e poi non parlare poi di quello che gli ultrasuoni hanno radicalmente modificato l'approccio alla procedura invasiva e soprattutto
la guida del management di flussi e di farmaci. Perché i farmaci agiscono, e io posso vedere, soprattutto quando parliamo di nocropi, risulti, posso vedere gli effetti sulla contrattività, sull'uso della farmacologia e della curatura. Quindi mi sento un polmone normale alla linea A, un polmone patologico alla linea B, ed è semplicissimo fare questa distinzione. Sindrome interstiziale, sindrome interstiziale, questo è un polmone umido e questo è un polmone più umido, perché il white lung mi dice che c'è più acqua nel polmone. Ricordatevi, quando c'è un white lung, o il white lung correla in maniera assoluta con le aree di ground glass che vedete alla C. Quindi è un trattamento interstiziale, ma anche allora. Questa classificazione mexicana, che dice polmone normale black, black and white la sindrome interstiziale, white la sindrome alveolare interstiziale, è simpatica, ma soprattutto a me piace perché mi fa capire una cosa, che in medicina è spesso un problema. Qui non c'è variabilità inserendo il fluorotomo. Io vi garantisco che su qualsiasi paziente, anche se non avete mai visto fare, se il polmone è uguale, tutti quanti concordiamo che è uguale. Immaginate quanto è difficoltà, invece quanto è variabile l'interpretazione della radiografia di tonaggio. È un problema enorme, lo sapete, ne parleremo in polmoniti, ma il 50% dei radiologi esperti, se la polmonite non è assolutamente ovale, hanno, ci interpretano in modo diverso la radiografia. E lo stesso radiologo dopo 7 giorni fa un esempio diverso, quindi è un fatto oggettivamente che influisce, che impatta sulle nostre decisioni. Quindi questo è il polmone che abbiamo visto con le linee B, diciamo che è un polmone in cui sicuramente qui c'è qualcosa, non c'è un'interstizione per atto. Qual è il normale? A o B? Non ho già fatto, però è una domanda sciocca, perché io spiego bene, perché voi siete dei geni, la verità è che è facile. Bisogna scegliere queste due facce da ciò che è normale da ciò che è normale. Io adoro le cose facce che ho detto che possiamo fare tutti. Le cose diventano complicate, difficili, le possono fare solo alcuni e non ho fatto il modo quindi di tutti quanti. Qualsiasi sonda abbiate, queste altre facce si vedono in un modo un po' diverso. La sonda cardiologica, la sonda settoriale, ve li fa vedere meglio, perché in profondità, il ventaglio di questi echi si vede meglio, il limite della sonda settoriale che non vi fa vedere bene la linea pleurica, che non sonda più bassa frequenza, perché quello che sta vicino alla sonda non viene visto, come ad esempio con la sonda lineare, quindi lo studio della linea pleurica è molto adeguato alla sonda ideale per valutare le alterazioni morfologiche della linea pleurica. Di per sé queste linee B non hanno alcuna specificità, zero. Quando io le vedo, io posso solo dire che lì la densità del polmone è aumentata. Se lavoro in un reparto di pneumologia, un reparto che si occupa di malattie reumatologiche, se vedo linee B devo pensare a quello del polmone, allora capita meno spesso. Però vedete che questo è un edema polmonare cardiogeno, questa è un'area di polmonite, questa è un'area di fibrosi polmonare, questa è un'area di S, quindi un'area polmonare non cardiogeno, io vedo sempre le stesse linee B. Quindi la specificità è nulla, zero. Non dice solo che c'è qualcosa che non va, ma io ho bisogno di una diagnosi. Allora, se noi introduciamo elementi di fisiopatologia, queste linee B avranno una specificità diversa, ed è quello che noi dobbiamo cercare di fare. Ma sappiamo che l'edema polmonare cardiogeno è un edema che è bilaterale, simmetrico, inizia alle basi, nell'interstizio, e poi via via, a mano che aumenta, coinvolge dalla base di apice. Perché è un edema idrostatico, la legge è tutto nulla. Non sarà mai cardiogeno, un edema polmonare in cui io vedo linea B alla base, vedo un campo medio con la linea A e poi ritorno a vedere linea B agli apici. Quella lì non sarà mai la distribuzione delle linee B che si osserva nell'edema cardiogeno, perché la legge è quella nell'edema cardiogeno. Quindi è evidenza di linee B bilaterali, simmetriche, con un gradiente che va dalle basi agli apici. Spesso un white lung alle basi polmonari e le linee B agli apici, ma non avrò mai campi medi risparmiati
per questa motivazione, per quello non può essere un cappello. Quindi capite che una cosa estremamente semplice ci dà in mano uno strumento che è eccezionale, assolutamente terribile nell'individuare il polmone del nudo con le caratteristiche della radiografia. Beh, la radiografia del torace è saputo, perché dire una radiografia un paziente che ha dispnea, beh, sapere se il polmone di quel paziente è asciutto o umido, beh, non è una cosa da poco, perché la dispnea polmone asciutto avrà una serie di diagnosi, la dispnea polmone umido avrà altre diagnosi. Quindi già essere certi che quel polmone ha un incremento dell'acqua extravascolare polmonare rispetto a un polmone che non ce l'ha, lo capite che ha un impatto clinico non da poco. I limiti della radiografia sono tanti, sono legati al fatto che spesso il foro del patologico di proposito il paziente è supino, abbiamo un apparecchio portatile, quindi già la curatezza si riduce, ma è un dato oggettivo, è noto, ci noto da molto tempo che incrementi inferiore al 30% dell'acqua che siamo ancora comunale non danno modificazioni evidenti della radiografia del torace. Quindi quando noi abbiamo un torace umido, bianco, RX, l'incremento dell'acqua extracorporale è zero. Quindi possiamo avere una serie di situazioni in cui anche l'obiettività è negativa. Non è vero che i CRPT si sentono ogni qualvolta nel prescrizione, è negativo. Per esempio, non è così. In questa situazione abbiamo una RX negativa e l'obiettività è negativa. Ora, questo qua che poteva avere la forma unita, ve lo ricordate all'inizio, con un cuore destro, sì, no, se è dilatato, non è dilatato, ha la forma unita, lo scompenso, vabbè, se io avessi messo subito la sonda sul torace di questo paziente e le basi di questo polmone erano così, uguali, con una linea pleurica regolare, lì si vede un versamento pleurico che non era ben visibile, all'interno del torace, ma si sa, perché lo sanno in più. Non vede bene, beh, io credo che l'importo di tempo lì polmonare la torniamo subito, questo è il polmone umido. E se gli NT sono bilaterali, simmetrici, con un ambiente che va dalle varie verso gli altri, ci va la gente più ragionevole in quel contesto e che questo paziente abbia un contesto diastolico tutto. E non, forse potrebbe avere anche la polmonite perché aveva la febbre, potrebbe essere stato un elemento, una situazione che ha favorito lo scompenso. Però questo quadro di polmone umido restringe l'ambito dei posti, l'ambito delle possibilità. Ho accennato l'ecografia integrata. La vena cava è un indice di pressione, però quando è piccola, lo vedremo più tardi, quando è piccola è un indice di volume. Questa vena cava, per questo paziente, collassa completamente in insieme. Quindi non dà l'idea di essere un paziente pieno d'acqua. Però è pieno d'acqua nei polmoni. La domanda che vi faccio, questo paziente che sicuramente ha una disfunzione diastolica, normalmente gli fate il diuretico? Ok, no. Però senza l'eco voi gli fate il diuretico, perché la diagnosi è di un polmone. Cioè l'aggiungere alla disfunzione della vena cava in questo contesto vi dice che questo paziente in cui la pressione arteriosa è alta e ne hanno scoperto il riflesso, quindi fondamentale prima cosa ridurre la potenza cardiaca, ridurre la pressione arteriosa, ridurre la temperatura corporea, che è una 38,5. Quella è la terapia, ma non il diuretico. Perché magari risponde al diuretico, due ore dopo questo paziente smette di urinare, chi viene uguale dopo di voi si sentirà dire che il paziente non urina, che cos'ha entrato il terreno polmonare, quello non giù altro che il e dopo tre giorni è utilizzato con la cartellina. Perché è la situazione che si fa così, è un problema uguale. Qua faccio una morfina, credo, però, e il diuretico sempre. Non è così, l'eco ci aiuta ad essere molto più accurati nelle cose scelte. Questo qua ci aveva messo un po' in difficoltà perché abbiamo un torace completamente normale, con un cuore che si diceva ipertensivo, con un ECG che era patologico, però ci disturbava quella radiografia del torace, che era normale, ma non deve meravigliare, perché il torace ha l'eco questo. Dobbiamo guardare le basi, ha linee di bilaterale simmetrico, con un gradiente curato nel mare degli altri, questa è una radiografia ipertensiva, in iniziale scompenso abbiamo chiuso il cerchio. Questo che stava molto male è un paziente che arriva la mattina, che io vengo chiamato perché chi lo valuta mi dice guarda
no, è brutto, ma brutto proprio. Ha un cuore che non vede una grossa cosa, dice ha un po' di valore normale, ha un ECG normale, non ha nessuna storia. Mi dicono che ha una polmonite, ho fatto una biografia, la biologa dice che ha una polmonite del lato destra, però dice ha i polmoni, come ci hai insegnato tu, che sono come delle metacardiosi, perché ha degli enzimi che sono bilaterali sul mento, quindi non riesce a trovare le carte da sugli antici. Allora io sono più esperto di lui e faccio che cosa? Ci metto il colore, metto dopo, raggiungo un'expertise che va oltre la valutazione solo morfologica di questo cuore, che è normale, se vedete, funziona bene, gli altri ne hanno le stesse dimensioni, la metà destra è più piccola della sinistra, due pezzi, eccetera. Quando vediamo il colore, qui non si vede proprio benissimo, ma si intravede che ha un'insufficienza ottica importante, sicuramente acuta, perché il cuore non è andato in controllo prima. Di reazione, non ha compensato niente. Penso che possa avere una risezione, non riesco a vedere, faccio una transesofagea, non riesco a fare una diagnosi, però questa fustide, a proposito che non fa, la fustide non coronarica, ha una morfologia e lì si vedeva che il collo che aveva insufficienza aortica. Il paziente si destabilizza, centralizzato, 5 ore dopo in sala operatoria, perché era una sopportata. All'intervento aveva una rottura di tutto. Io non ho mai visto, neanche spero che questa cosa la cupola dell'aereo quadro così drammatico, ma non vi so raccontare l'aneddoto, non è quello importante. Pensate come sono andate le cose, quel quadro di fotografia polmonare con le linee di bilaterale è simmetrico, praticamente deve far pensare che c'è qualcosa ancora che c'è sfuggito. Al mio collega era sfuggito, c'è bisogno di chiamare uno più bravo di loro, però quel cuore l'ha visto meglio. Perché a questo punto la specificità di quelle RMD è molto elevata. Qui avete fatto giustare gli altri, se questa donna c'è grossi problemi. Però se aveste messo la sonda sul torace e aveste visto che il polmone è asciutto, non ha le linee D. Qualche dubbio doveva venirmi, se fosse davvero questa paziente non aveva questo timbro di caso di paziente negativa, a sinistra e meritava un elettrico. Se andate a vedere la vena cava di questa paziente, se andate a vedere il torace anche, vedete questa paziente, anziché il giudicare dell'acqua, fa un elettrometro fisiologico, perché è vuota, perché fa troppo un elettrico, perché è una diretta massiccia. E la gestione era legata all'ipocomendino, completamente diverso. Ora l'eco qui aiuta a prendere questa decisione, se ci mettiamo per la testa di volerlo usare in questo modo. È un modo estremamente clinico, abbiamo di voler chiudere come dire, un ragionamento clinico e un'ipotesi diagnostica. E l'eco qui impatta in maniera, a mio avviso, veramente devastante. La sensibilità dell'eco è 100%. Non esiste eco polmonare cardiogeno con polmone asciutto, senza linee D. Questo è stato dimostrato perché si è ampiamente dimostrato che le linee D correlano con lo standard, con la UE, cioè la persona che può dare l'insegnamento, nel momento in cui supera 20 mm di mercurio, noi abbiamo verificato che le linee D sono evidenti nel polmone. Nel momento in cui questa UE si riduce, la persona che corre alla grande concorrenza, in nessun modo che un polmone asciutto sia il polmone di un paziente che ha dispnea, noi diciamo che ha una dispnea cardiologica. Vogliamo pensare ad altre cose, ma non alla dispnea cardiologica. Non so chi sia il Juventino milanista qua, però questo è il gol di Militari che è stato annullato, c'è un gol fantasma, l'ecografia è la stessa cosa, è una cosa che esiste, ma per quanto concerne il tubo del polmone è una cosa fantasma, nel senso che non c'era ecografia nelle linee guida del suo contesto 2012. Non c'è assolutamente, io qui ho molto da dire sulla diagnosi dell'embolia polmonare senza shock piuttosto che quella con shock. Non c'è nelle linee guida sulla polmonare. Non esiste nelle linee guida per la diagnosi di polmonite, non esiste nelle linee guida per la diagnosi di di RPS. Quindi parliamo di una cosa che facciamo da 20 anni, ma che non ha raggiunto ancora le linee guida. Non dico non ha raggiunto l'evidenza necessaria, io lo
non per dire quello, non c'è che considerare l'ecografia come una metodica che deve essere inserita nello staff del paziente. Io adoro l'ecografia, per esempio, io l'ho detto, però mi piace essere critico nei confronti del medico, perché quando le confronto con quello che io faccio, con quello che io posso fare, trovo delle discrepanze, a volte sono disarmanti. Beh, questa è stata la novità. Nel 2014 l'European Heart Journal pubblica questo lavoro, la raccomandazione sull'ecocardio, e per la prima volta leggo che ci sono le linee B, che può essere usato l'ecocardio. Diciamo stare le piazzate che dicono quasi non vogliamo parlare di l'ecografia toracica, rivelò la presenza di una slide e non più che artefatti di linee B bilaterali. Questa è stata la mia impressione, perché ho detto che siamo arrivati su noi, siamo sulla buona strada, anche se erano quindi, no, ecografia, ci sono tanti che noi dobbiamo fare, quando noi uso l'ecografia per andare a cercare le linee B in questa. Le avrete studiate, io ho atteso con molta ansia quelle del 2016, sono finalmente uscite a giugno dell'ultimo anno, adesso mi trovo l'ecografia, ma dentro la grande linea guida. Io dico sempre che anche se ne paghiamo a memoria quelle linee guida, noi siamo questi qua e questo è partito con la visione. Ma non per i limiti nostri, quelle difficoltà che positivamente ci sono. Ma guardate cosa dice l'ultima linea del 2020, dice l'ecografia Versailles può analizzare i segni di diabete interstiziale e di fusione pleurica se l'expertise è disponibile. Non vi dico che cosa ho detto, questa è stata la mia espressione, ho contato tre righe di due parole. Ma come l'expertise? Ma per fare l'ecografia del torace non si vuole l'expertise particolare, che è letteratura che dimostra che si impara in 20 minuti. Quindi perché devono scrivere una stupidaggine del genere? Vabbè, ci metteremo altri 20 anni per vedere. Se pensate criticamente a quello che dicono le linee guida, c'è, secondo me, il razionale per pretendere di fare l'ecografia del torace. Allora dice, guardate solo la parte a sinistra, dice, valuta all'inizio appunto, fai l'ECG e fai le regole torace. La crociata è identica anche nelle guida del 2016. L'ECG, abbiamo visto un paziente con un'insufficienza ottica acuta severa, che è andato solo per accorrere il corso, però non si è assolutamente normale. Quindi raramente peraltro l'ECG è normale nel paziente che hanno un peso cardiaco acuto, ma quante volte l'ECG è anormale, ma il paziente non ha un peso cardiaco acuto. Se ha 80 anni, non ha forse la disfunzione arteriale, ma forse la disfunzione arteriale è polmonite. E quindi non è specifico. Le reince e i limiti, che vi ho detto. E poi c'è questa cosa curiosa, dice devi fare l'ecocardio. Oppure fai, per evitare di rompere la scatola cardiologica, si fa il BNP e il BNP. E se è negativo, lo compenso è improbabile. Però se è positivo, poi devi rifare comunque questo. Ancora siamo sempre lì per aggiungere, ma questa cosa, questa affermazione è negativa, il valore positivo negativo è elevato. Però, attenzione, per un paziente che mi ha fatto vedere sempre quello che non si dice in caos, la potete fare un BNP negativo, non c'è neanche il cardio. E poi il BNP non è solo il cuore, perché non possiamo dire che una dispnea ha un compenso cardiaco, invece ha l'embolia polmonare, invece ha fatto nella parte di ismia, invece ha la sepsi, invece ha l'emorragia subaracnoidea del ghiaccio. Entriamo dentro in un campo infinito. È un po' come la storia del divino, perché il divino è positivo al caso, se non c'è niente che mi faccia cantare di più, dico la verità, tanto vero che il divino ormai è uno delle chiese che mi ha sempre iscritto, che scatta questo meccanismo folle, che il divino è elevato, come vedete, io credo che tutto il mondo si prende anche nelle parti di chirurgia, per esempio, sta con il divino, però quello che troveranno a divino alto e fanno un attacco di un po' ha un valore positivo negativo elevato, ma quando l'altro non significa che abbia altro.
studia le linee guida, studia chi fa una buona pratica clinica, invece che se solo leggesse un po', ed è, io mi trovo concordo, ed è quello che aiuta di più nel dipartimento di emergenza a prendere decisioni corrette il medico che va al trattamento critico, cioè è l'ecografia del polmone e l'ecografia, non il tempo qui e poi il tempo. E poi c'è una difficoltà in più. Beh, essere in grado di fare questa ecocardiografia, che è in grado di dire se la frazione di reazione è superiore o inferiore al 50%, perché c'è la rotta nel veriloso, se è conservato potrebbe essere un errore nostro oppure una disfunzione sistolica. Se la frazione di reazione è sotto il TAC, abbiamo la disfunzione sistolica. Ma non è vero, perché io ho fatto vedere un paziente che aveva 15 frazioni di reazione a guardare le partite di attiva, ma non aveva un problema di trovare sistolico, non era quello che giustificava i sintomi di quel paziente. Questo è un modo che appena stanno terminando ancora di più. Se facciamo un passo indietro, andiamo a vedere se i sintomi, beh, qui c'è un atto di umiltà che noi dovremmo avere, secondo me, lo dico sempre, un atto di umiltà, la sensibilità è che se ci sta dei segni è bassa, purtroppo bassa. Non è vero che sia così semplice, se noi parliamo solo con la produzione clinica, perché vedete che la sensibilità di città rimane piuttosto imbarazzante, anche quando questi segni li accorpiamo, che fossimo in grado di riconoscere tutte quelle che sono la sensibilità e la criticità, rimane comunque troppo bassa per un problema che tutti i giorni ci interessa e dobbiamo fare meno di fare errori per trovare in questo ambito. Affidarsi solo alla clinica, io credo che oggi come oggi sia, ci sono un po' di istituti del giorno, non posso ricordare che c'è la studente per ricerca nella lotta, è così. C'è bisogno, non dico sempre, però molte volte di avere qualcosa in più che non è solo il compito, quindi quando sono assolutamente convinto, e c'è bisogno, cioè c'è bisogno, non dico di ultimo come prima cosa, però per completare, per avere informazioni più precise, più puntuali, c'è bisogno. Io credo che oggi come oggi chi fa urgenza debba avere il fotografo, deve sapere usare per gli ambiti che lo interessano. Allora qui non serve essere cardiologi, no? Se io chiedo a chiunque qual è cuore che non dovresti avere, perché non devo dirmi di più un paziente che ha un senso cardiaco, questo lo facilito, vi dico che è il mio, quindi a posto, però questo è fermo. Quanto è fermo? Qui se ne frega, dopo vedremo. Non se ne frega niente, è importante che non dica ha una severa distinzione del secolare. Dare un numero a questa distinzione è un'urgenza, non serve, oltre ad essere quasi impossibile che sia fatto. Scrive che io le aree, tutte le minche che si fanno, però dal punto di vista pratico noi sappiamo che due terzi dei pazienti oggi come oggi hanno un contratto storico e se ci fidiamo solo una valutazione della contrattualità prendiamo del cantonato, perché questo è sempre un ruolo che è normale, qui ci vuole un'espertise un po' più avanzata, no? Per essere in grado di riconoscere per il ventricolo ipertrofico, per la cosciuzione che quindi non potete neanche pulmonare perché ha 50% delle persone, no? Non penso di esplorare, ma voi vedete che la contratti, anzi sembra addirittura più efficace del cuore normale. Introdurre queste cose in urgenza non ha senso, non ha un successo. I flussi transmetrici per valutare la diagnosi non si fanno in urgenza. Non ha nessun senso fare, perché è difficile farlo, e perché nel situazione di urgenza il diastema è una cosa estremamente variabile. Basta che il paziente sia vuoto che ha una diastema. Non è un marker di alterazione della funzione diastolica per quel paziente che l'abbiamo messa oggi e ce l'avrà tra 3 mesi, no? Ed è estremamente complicato fare questo cosa. Ora, tutto questo discorso per dire cosa? Che dal mio punto di vista l'approccio al paziente con dispnea parte dalle fotografie del torace e la sonda si chiede dimmi se il polmone è asciutto o se è umido. Se è asciutto non andate a guardargli il cuore, non chiamate il cardiologo.
perché quello che magari troverà qualcosa, no? Perché quanta gente ha una cinese, magari una alterazione strutturale del cuore. Ora, se il polmone è asciutto, potrebbe avere una ristrutturazione di PCO, andremo a cercare un protocollo, potrebbe avere l'embolia polmonare, potrebbe avere l'asma, potremmo poter andare a cercare una polmonite, una colesterolite, ma non è un problema cardiologico. Non è effettivamente un problema cardiologico, secondo me non ha l'embolia, quindi abbiamo visto la sensibilità al 100%. Se però il polmone è umido, come la compresa cardiaca, cioè se le linee dicono bilaterale sul metodo con un ambiente che va dalle basi agli apici, bisogna guardare il cuore. Ma la diagnosi del polmonare la si fa con il tipo del torace, non con le coccarie. Quindi il discorso della linea guida, sono idee mie queste, però credo che siano condivisibili, o perlomeno hanno un razionale. L'ecocardio è fondamentale per capire perché il paziente è un problema di cardiologia. Questi pazienti sono l'esigenza della loro cosa componente clinica, sono in un polmonare cardiologico. Non ho fatto la diagnosi clinica con l'ecografia del torace, però questo è un ischemico che non muove il setto, questa è una cardiomiopatia dilatativa con severa infezione, questo è un valvulare perché la mitrale sclerotica, questo è un capillare che si è rotto. Sono quattro pazienti completamente diverse, che hanno percorsi terapeutici diagnostici completamente diversi. Quindi l'ecocardio è fondamentale, ma devo avere la certezza che quel quadro che vado ad osservare impatti nel senso di aumentare l'acqua extravascolare polmonare e quindi di dare l'edema polmonare cardiologico. Quindi io penso che qui vada messa l'ecografia del polmone all'inizio, si deve valutare la partenza, fare la stagione. Quelle tabelle che vi ho fatto vedere prima, quando si valutava i segni e i sintomi, qualcuno ha avuto la bella idea di dire, aspetta un attimo, aggiungo un elemento in più rispetto al torso economico, dei miei notti, eccetera. Sapete cosa ho messo? L'anamnesi. E l'anamnesi era quella che aveva la sensibilità e specificità più elevata, più di qualsiasi altro segno. Quindi qui va messa nel prossimo, non dicano che l'ecografia può essere considerata, ma finalmente dicano è raccomandata, fortemente raccomandata. Perché? Perché è una cosa che facciamo tutti, cioè non abbiamo difficoltà a imparare, e quindi in parte in maniera sicuramente utile. Avete domande? Quando si va magari all'età delle linee guida americane, per esempio, magari negli Stati Uniti l'approccio all'urgenza ha una sua viene pronta, assolutamente no, anche le linee guida europee, non è vero che i americani su questo versante sono più avanti di noi nel mondo del prodotto, perché negli Stati Uniti l'ecografia, a parte l'ecocardiografia che la fa, l'ecografia la fa da quindi non lo dicevo con l'urgenza, però anche lì il medico d'urgenza si limita alla fascia, loro hanno ancora il concetto della fascia, l'ecografia d'urgenza per gli americani è fascia, e poi avete la stessa fase perché l'abbiamo segnato noi, ma assolutamente sul torace sono dietro di secoli. Altre domande, obiezioni? Una. Perché fa niente, secondo te, perché non c'è la scelta nella... Cioè, va bene che la ecografia viene sempre interpretata come ecografia dipendente che non viene considerata, diciamo, andata in fase. Mancano protocolli, mancano... Ma forse mancano gli studi randomizzati che forse sono richiesti. Questo è un limite. Non che mancano protocolli, evidente, però ce ne sono talmente tante che potrebbe essere sufficiente. Forse manca, adesso ho fatto una serie di note su quel rispondo, forse manca una spinta anche di ordine economico. Perché i marcatori hanno così il fatto, no? Basta che uno inventi una molecola che tutti quanti la vogliono avere a costi che sappiamo quali sono, a fronte del valore di sensibilità e specificità che non sono superiori all'ecografia, e la voce ce n'è, che hanno un contatto di NP con Perino B, e la vince sicuramente la dinamica come impatto. Pur perché le linee guida si vedono quelli senza quelli, impermeabili.
novità, cioè c'è un parecchio. Sul fatto che sia una metodica operatore dipendente, io invece sono contrario, cioè la situazione perché esiste l'operatore dipendente. Abbiamo visto prima gli indici delle interpretazioni della radiografia che continuano a comporci a 10, che poi ce ne facciamo, ma è uno degli ambiti in cui non è. Quindi è la parte non è un operatore dipendente, interpretare la parte, perché c'è anche un po' degli ambiti. Io credo che ci sia una serie di cose, io mi sono, l'ho detto più volte negli ultimi anni, io mi rifiuterò, mi rifiuto di fare uno studio, di fare studi randomizzati sull'eco nella diagnosi del discontento cardiaco. Io credo che la diagnosi è talmente ampia, talmente chiara, talmente evidente l'impatto, che non credo sia neanche etico fare degli studi in più a qualcuno che lo fa e l'eco ad altri che altri non lo fa. Io mettevo sempre bene quell'articolo che aveva scritto il British, diceva ma parte di tutte così randomizzate che ne dimostrano l'efficacia. Non ci sono studi randomizzati che dimostrano l'efficacia di fare la musica nell'evitare i traumi e le morti, no? Ma non per questo non ci sono usare il paracadute, non sono nessuno così basso da fare più basso di fare la paracadute. Un altro ambito, se pensi all'impatto che l'eco ha nella realizzazione cardiopulmonare. E anche le ultime linee guida internazionali si citano l'eco, ma anche lui dicono che bisogna essere molto esperti. Che... Ma chi farà mai uno studio randomizzato per dire rianimo uomo senza eco? Non è etico, nessuno lo farà. Il corpo si è così matto da fare lo studio. Invece si sa benissimo che l'impatto dell'eco nella rianimazione cardiopulmonare individuare le cause rimovibili di arresto fondamentale. C'è un abbiamo imparato con l'eco che esiste il TEA, ma esiste lo pseudotea, facciamo un po' di pronostico di un buono adesso se ha una capacità in cintura rispetto a un buon prendere, quindi è difficilissimo fare questo, non credo che arrivare. Quindi, secondo lei l'ecocardiografia deve essere una delle tecniche di medico d'emergenza deve assolutamente avere come parlare. Sì. Lei ha parlato anche di ecotransesofageo, voi fate tutti nel vostro reparto no, ecotransesofageo? Lo faccio solo io. Solo io. Non è una cosa che... Cioè, adesso io credo che qualcuno potrebbe, con la mia presenza, se non bisogna farlo, però prima la sufficienza è quella. Non credo sia quello che fa l'esperienza. Come ecocardiografia, cioè dobbiamo sapere cosa? Ne parliamo come no, okay. Non è l'ecografia, certo che deve fare, questa lì è ovvio che deve avere un'espertise diversa, eccetera, ma quello che serve in urgenza, l'idea che mi sono fatto io, perché oggi pomeriggio con voi, è di un'ecocardiografia che non è necessariamente deve essere quella che si fa perlomeno faccio un esempio, un paziente in shock, dobbiamo chiamare il cardiologo, dovrà avere conferma se vediamo le cavità destre che sono due volte le sinistre, abbiamo bisogno, per noi, per un paziente che è scioccato, che ha le cavità destre che sono due volte le sinistre, cosa dobbiamo pensare? Folle pensare che non abbia un embolismo polmonare o un paziente così fortemente instabile, deve mandare in TAC per avere una conferma. Questo lo dicono anche le linee guida, guarda che lo dice lì, perché quel dato è sempre per avere, ma non serve avere la partita di lezione, non serve avere un dato morfologico, grossolano, come il rapporto con il padre del caso. Quindi per dire, è già previsto che l'uso dell'eco in urgenza sia un uso tipo qualitativo, non quantitativo, che sia quello che dà quell'informazione che a volte fondamentale quando non siete stanco mi dite vado più veloce, questo è un paziente giovane, anche qui ci sono casi reali, ha un distress respiratorio, ha una fattura esposta di femore, vedete che è veramente tossico, ha un sintomo di alti, ha una sintesi orribile, quello lo vedremo. Paziente. Però questo non è un reno polmonare cardiogeno, è un paziente che ha un reno polmonare non cardiogeno, vuol dire che fa un'embolia trasfusa
è posto della partita del porto in Cremona e fa una RDS. Quindi ribadisco quello che ho già detto prima, le linee B non hanno specificità se non introduciamo elementi che aiutino a dare specificità. Per lei devono formare cardiogeno, abbiamo visto come la fisiopatologia c'è, perché la distribuzione delle linee B ha un determinato una determinata caratteristica. Ora, questa era una cosa che mi aveva davvero appassionato, perché uno che non è così palline è il paziente settico, il paziente settico praticamente ha problemi respiratorio, già negli anni 2000 mi chiedevo quale potesse essere il ruolo delle cose della diagnosi dell'ARDS e soprattutto se fosse in grado, se non riesce ad aiutarti a distinguere il paziente che ha l'RDS e la paziente che ha una polmonare cardiogena. Resto convinto, come lo ero allora, che queste siano due diagnosi che si confondono spessissimo. Spessissimo, perché alla sepsi ha il polmone umido, alla via piuttosto che alla TAP, si dice che ha l'RDS e non ha l'RDS perché magari ha la pneumonia sepsi correlata piuttosto che abbia proprio troppi liquidi piuttosto. E quindi questa cosa mi aveva estremamente interessato e abbiamo fatto questo studio, l'abbiamo pubblicato nel 2008, dove abbiamo cercato di descrivere segni semplici che fossero utili a distinguere l'edema cardiogeno dall'edema non cardiogeno. Adesso, per dire, sono passati tanti anni, avrei altri segni da poter aggiungere, però come era il nostro costume ci siamo basati su cose semplici, su cose che possono riconoscere tutti quanti, non siamo messi a fare conti, calcoli, valutazioni di tipo quantitativo. Allora, quello che appare subito di nero sono gli elementi cardiogeni, si vede che ci sono delle differenze, che sono tutte statisticamente significative. Ad esempio, la linea pelvica nell'edema cardiogeno è una linea che la grande maggioranza dei pazienti, come che non abbiano esiti fibrotici per processi venuti precedentemente, è una regolare, mentre la totalità dei pazienti con edema polmonare non cardiogeno hanno operazioni morfologiche. Il segno che è facile riconoscere è questo, è il segno chiamato area di risparmio, che è un po' quello che vi dicevo prima, non sarà mai.
esempio, aree più interessanti, aree meno interessanti, che le aree più interessanti sono meno interessanti. Però lasciamo stare i costi, cioè preghiamo i costi, lasciamo stare le lezioni che diamo ai pazienti, ce le preghiamo perché non le prendiamo noi. Ma la verità è il limite della pratica, secondo me, che non ha una specificità assoluta, o perlomeno non è elevatissima, ed espone questi pazienti ad un rischio che non è pasquale. Andare con questi pazienti in TAC spesso significa tornare con un paziente che si è stimato, non è partito da un centrale, ha perso il radiato, poi il paziente arriva stanco al giorno, lo abbiamo morto, no? E non abbiamo niente in più rispetto a 10 minuti prima di mandarlo. Quindi ci sono degli svantaggi non da poco. Vi ho fatto vedere fino adesso dei quadri di sindrome intersticale. Che cosa vi colpisce? O che cosa mi sembra che sia differente in queste due clip rispetto a quello che vi ho fatto vedere fino adesso che riguardava lo scompenso cardiaco? Quello che riesco a diventare ma non vedo grossissime regolarità. Ora, sì, adesso sono un po' provato ad essere la sonda del cielo, però se guardate lo sliding è chiaro, lo sliding è difficilmente valutabile, ovviamente nel polmone con l'endopolmone cardiaco non avete questo sliding che andava su e giù, quando mettete la sonda alle basi qui sono in un campo meglio, qui c'è la riduzione dello sliding. Se pensate, no, per esempio, con un RDS autonome veramente pesante, con una compliance talmente ridotta, e la riduzione dello slide, sicuramente un segno di compliance ridotta. Il polmone pesa, quindi l'alimentare è la riduzione dello slide. Questo è un segno che in pratica un RDS è costante. Troverete sempre delle aree in cui lo slide è severamente ridotto, addirittura assente. Questo è uno sliding. Bravo, ma falso, cosa significa il falso? Com'è? Ma questo come si intende? Com'è? Lo comune è delle tasche, o perlomeno le parti, qui non vediamo delle tasche perché se le hanno. Linea, però sicuramente riflette quello che è il polmone in profondità, un polmone pesante per l'età, è un polmone pesante che subisce la pulsazione cardiaca, quindi non ho lo slide, ma ho la pace, che di nuovo mi dice che quel polmone è un polmone che ha aumentato di peso. E questo è il segno che vi dicevo prima, questa è un'area di risparmio, non sarà mai cardiotico, questo è un polmone, quindi c'è nei campi spike clam di linea in questa area e di linea e di white line ancora nella parte inferiore. Quindi vedono con un'area non salta, non sono zone saltate, risparmiate. Quindi la presenza di aree di risparmio, cioè di aree in cui vedete linee B fra aree di sindrome interstiziale o di white line è tipico della RMS. È assolutamente mai visibile invece nel paziente con edema con un'area cardiaca. Guardate con la sonda lineare come praticamente una piccola tacca, anzi meglio della tacca, perché l'immagine è come immagine di movimento. Questa è un'area di polmone del pallone, come la linea clara qui sia fortemente alterata, questo aspetto granuloso non è una linea come qui, è una linea regolare, bianca, e questa area di white line, che significa polmone preadensato, no? Abbiamo visto prima come White Clan significa che la densità del polmone lì è molto aumentata, improvvisamente si ha ridosso di un'area risparmiata. Questo è quello che ci fa vedere la TAC, ma ce lo fa vedere benissimo anche l'eco. Qui vedete che la linea preadensata non si muove qua, ovviamente viene trascinata, mentre nell'area contigua c'è lo slide che vedo una linea che il polmone qui è normalmente reale. Qui ancora polmone white, assenza di sliding, irregolarità
importanti della linea ferrata, un'area contigua, ci fa vedere che questo gommone è pieno di linee B, ma ancora la linea ferrata abbastanza regolare, area di linee B, c'è lo sliding, può arrivare addosso in quest'area, poco, perché il gommone è abbonsato, quindi ovviamente questa è l'area di ridosso delle aree di ground glass che ci fa vedere la PC, però ci fa, ci descrive proprio la fisiopatologia di questa malattia, che è una patologia che non ha corrispettivi con la pressione idrostatica, che colpisce il polmone a macchia di leopardo. Non abbiamo scritto in prosciutto perché non l'avevamo trovato, mi sentirei di aggiungerlo adesso. Gli apici polmonari, i campi ulteriori sono sempre precocemente interessanti. Io adesso quando non dico male di essere sino a fanco degli anni, si metto la sonda sotto le clavicole e il paziente con l'RDS ha sempre, sempre i campi superiori subito da presto, dall'inizio interessati. Chissà perché questa cosa non ve la so spiegare, però non c'è questa chiarezza corrispettiva di giro, visto però l'eco non tradisce mai la persona. Vabbè, poi il consolidamento nei campi posteriori, questo è un consolidamento, adesso come dicevo, sono pronti, ma questa magari il consolidamento è il tipo della RDS, vediamo che i campi posteriori vanno contro un collasso alveolare, specialmente sono più importanti, ma non è un senso cardiaco, ma per dirvi come impatta questa cosa, questo è un caso reale, che capita un giorno, un paziente di 63 anni aveva fatto una nefrectomia, per trauma, 5 giorni prima, una gente che era già in un parto, era stato da noi 2 giorni con un modello a fare, insomma, sviluppa un sistema respiratorio acuto, è febbrile da più di 48 ore, ha indici di valori elevati, è un paziente brutto, perché è un paziente con 110 cd di sistolica, ma è un paziente tachicardico a 120 gradi, è estremamente tossico. Ho fatto una cosa per esempio con una tumore di 06, ha un ECG che non è diagnostico, che è un fungo SDP, ha un emogas orribile, ha una psicosi mista, respiratoria e metabolica severa, ha un piatto di 80. Questo è un paziente che uno potrebbe pensare a qualsiasi cosa, ha tentato, visto ucciso dal sottoscritto, perché questo è un altro laboratorio che lo va a vedere in chirurgia, la prima cosa che fa è io avrei ucciso, la prima cosa è l'eco. Perché falta? Perché pensa che abbia un voluto un eco avrebbe sicuramente escluso questa possibilità. Adesso vi faccio vedere le cose non come sono andate, però vi faccio vedere il suo collage quando l'abbiamo intubato, è compatibile con l'RDS. Assolutamente compatibile. Vi faccio vedere anche come l'ombra cardiaca di questo paziente è normale. Questa è la TAC, fa la TAC e viene sulla PC con diagnosi di quadro compatibile con l'RDS polmonare. E credo che sia assolutamente compatibile con l'RDS polmonare, quello che noi dobbiamo alla PC, quello che abbiamo visto nella radiografia. Ora, se uno non è critico verso questa cosa, non si ferma a questo tipo di diagnostica, dice che l'RDS si comporta di conseguenza. Però io sono abituato a seguire quell'ordine mentale che ho, e quando metto una sonda sul torace di quest'uomo, ancora prima di intubarlo, vedo che le linee che sono bilaterali, si mettono, di un gradiente che va dalle basi degli apici, dicono no, questo non va. Aveva anche il versamento pleurico bilaterale? Sì, importante. Aveva un importante versamento pleurico bilaterale. Però la gente ha fatto una nefrectomia, ha fatto operato, un paziente con una cardiaca piccola, non nessuna storia di cardiopatia. Quindi dico, andiamo a vedere il cuore di questo uomo, perché le NB mi suggeriscono che questo potrebbe avere un senso cardiaco acuto. Ora, è tachicardico, ma ripeto, qui non serve da essere ecocardiografisti espertissimi per capire che questo ventricolo, soprattutto per quanto riguarda il segmento epicale, è completamente ha una vena cava che è bella piena, viene intubato, l'azione meccanica, quando abbiamo intubato, sedato, cogliamo meglio questa sedere, la situazione del ventricolo, vedete che la cava
calda, però non sono di contatto, perché c'è un momento acuto, sicuramente acuto. Voi vedete che noi monitoriamo, iniziamo tutta la mia, a questo punto, vedete che noi monitoriamo che cosa? Le linee B. Mettiamo la sonda sempre nello stesso posto, alla base del polmone, e vedete come tre ore, cioè a quattro ore le linee B, questo è dato da cisti, quindi guardiamo la base del polmone di destra, le linee B vanno alle 12. Questo è un segno, ovviamente a 8 ore la cinetica è leggermente migliorata, perché abbiamo messo la dopamina, abbiamo saluto a due raggi, fino a quando non abbiamo visto che la cinetica migliorava, 8 ore dopo il polmone è asciutto, a 16 ore la temperatura del braccio è completamente diversa. Quindi era un enorme polmone cardiogeno e abbiamo intercettato immediatamente facendo una cosa molto semplice, guardando subito tutto il resto sarebbe stato fuorviante, perché era fuorviante il testo, perché era settico, questa era probabilmente una cardiopatia sepsi correlata, che spesso risponde proprio in questo modo anche ad un'agile in uno dei dati di glutamina, credo che siamo arrivati al massimo 5 grammi attivi di glutamina, quindi non cosa eroica. Allora si è fatto una sepsi da contusione polmonare, non ha capito? No, lui ha fatto una sepsi che poi era una sepsi di aria, oh, era molto buono, però è un paziente settico, sicuramente. Avanzavano, si chiamava quindi contusione polmonare importante, sicuramente c'era stata una gestione dei fluidi non adeguata, perché era monorene, probabilmente l'ipotensione, i suoi dati liquidi, però quello che ha mandato in crisi è stata la distruzione della struttura del ricorso sinistro, pure aggredito, è un paziente che comunque di fome, dopo me ha fatto la coronarografia, che era tornare in tutto conducibile alla sepsi. E questa cosa di monitorare il polmone è una cosa che io consiglio di fare, perché tutto il sangue passa nel circolo polmonare. Quindi quando un polmone è umido, trattate un paziente con un edema polmonare, se voi lo guardate nel tempo, vi consiglio di mettere la sonda, basta guardare a destra, ogni tanto solo, in materiale anteriore, vedete che mano a mano che voi fate il diuretico, la si fa, perché si deve fare un edema polmonare, le linee B se ne vanno. La regola dell'ecografia polmonare è che quello che va in un senso torna sempre indietro. Quando riempite un paziente, guardate il polmone. Se il polmone non ha le linee B e cominciate a dare liquidi, e dopo un po' che date liquidi, compaiono le linee B, vuol dire che quell'acqua sta andando nell'intestino. E non sbagliate su questa cosa. Quindi, come gestire i fluidi, la fluidoterapia, guardate il polmone, perché il polmone diventa umido, se era così, e gli avete dato due litri e cominciate ad avere le linee B, vuol dire che quell'acqua lì se ne va lì e dovete pensare a una strategia diversa a cambiare il tipo di tubo che state dando, a riguardare il cuore, è successo qualcosa al cuore, cioè sono fatto il campanello d'allarme affidabilissimo, che mi dà una situazione in pochi secondi di quello che accade mentre voi fate una terapia estremamente aggressiva. Per il polmone che rimane asciutto, se voi date l'equilibrio, vi garantisco che potete continuare a dargli l'equilibrio. Mi pare che venire l'edema scritta ancora, ma non gli va nel polmone, perché lei come dice che quell'acqua non va nella distribuzione polmonare. Per cui non so se vi interessa questo discorso del reclutamento, ha a che fare sempre con l'RDS. Voi sapete che il problema grosso è perché spesso non sono più ventilabili, è di reclutare il polmone, cioè di aprire al breve. Per migliorare il consumo. Questo problema è un problema enorme. Attualmente, soprattutto, la ventilazione è una delle cose più devastanti per i pazienti. Sono convinto che questi pazienti possibilmente non devono essere occupati, non devono essere ventilati in maniera aggressiva, però per molti anni si è pensato che reclutare il polmone fosse la cosa più importante, per cui venivano sempre usate elevati valori di pressione positiva di tutti, cioè che si pensava veramente che questa pressione positiva del DR tenesse aperte gli alberi. Da questo lavoro che pubblica da Comune su noi, è un lavoro illuminante, secondo me, pubblica nel 2006, però dimostra una cosa che non si sapeva. Dimostra che ci sono pazienti come questo che non sono reclutabili,
qualsiasi pressione io applico la via è positiva, non diretto, poi ci sono pazienti che invece è ecco. Ora, questo si giova di elevate P, ma questo qua no. Perché non è tutto niente, non riesco a sbloccare il polmone, il polmone di questo paziente. E pensate ai danni che le persone con l'utilizzo fanno sugli alveoli, che sono già iperdistesi, e quindi provo un barotrauma, aumento il rischio di lavorare, delle cose. Però lui ha capito una cosa, che bisognava avere le immagini per comprendere. Non poteva essere un fatto solo empirico, di calcolo, perché posso andare una più elevata, migliora la più 2, ma io non so cosa accada a quel polmone. Vabbè, questo lavoro è stato importante, secondo me, perché il corpo editoriale dice, ma si dà un titolo, non possiamo più scrivere un espirito elevato, sì no, beh, sì, solo se il reclutamento avviene, perché se non avviene il reclutamento non ha senso andare a bastonare quel polmone che ne ha già abbastanza, perché aumenta solo le complicanze. Allora, questo è un'area di polmone che non ha le linee, giusto? Un polmone completamente ventilato, è un polmone completamente addensato, collassato, e questi sono i bronchi, quella roba bianca che vedete sono bronco grandi. Se voi fate attenzione, si muove l'aria all'interno di questi bronchi quando il respiratore, nella fase respiratoria, voi vedete l'aria che si muove nei bronchi. Questo è un segno importantissimo, perché ci dice che il bronco è perdito. Se io vedo l'aria che si muove in un bronco, vuol dire che a monte il bronco è perdito, perché l'aria arriva lì se si muove la colonna. Ok? Quindi il broncograma, detto cosiddetto dinamico, esclude l'ostruzione bronchiale. Ora, in un paziente come questo, che io non riesco a ventilare, perché ho un esteso confondimento, un paziente con l'RDS, ma io qui intravedo al centro di questo confondimento, voi vedete che i broncogrammi sono dinamici, vedete che l'aria si muove. Quindi sono certo, come un segno, non c'è molto di ecografia, i segni, poi potrebbe essere clinici, né, quanto lo volete, però i segni grossolani, della semiotica ecografica, non sono male. Se li impariamo avete veramente grande soddisfazione di situazioni complicate. Allora io dico questo, è una gente che ha un bronco perdio, però qui c'è un collasso del faccio fatica a mantenere le istituzioni adeguate, provo a mettere il valore di pressione positiva. Perché se incubato, voi vedete che quando arrivo a 13, questa è la partenza, qui l'aria arrivava solo in questi bronchi. Comincio a vedere bronchi anche in periferia. Con la roba bianca sono bronchi, cioè sono bronchi che si riempiono di aria. Vado avanti, perché, ma questa cosa si fa in pochi secondi, cioè voi tenete la somma sul consolidamento, con l'altra maniera aumentate la pizza. Voi vedete che quando arriva 17, 27 di più, questo è un polmone che ha molta più aria. Eravamo partiti da questa situazione, no? In cui l'aria non c'era, avevo solo il bronco al centro. Ma qui ho solo broncogrammi. Non ho reclutato un alveolo. Quello non è un polmone che io ho reclutato. Sto ventilando spazio enorme. Guardate che collega, questa cosa qua la vedete in tempo reale, perché qui non abbiamo risultato niente, abbiamo solo portato aria nell'albero respiratorio al prezzo di una pressione estremamente elevata, posso lasciarla. Pensate ai danni che questa pressione potrebbe fare con un'area, diversa da questo è diverso. Qui c'è un consolidamento, faccio la stessa identica cosa, sono a 12, salgo con la PIP. Ancora, poi a un certo punto vedete la differenza, questo non è un broncogramma, qui non vedo fuoriuscire d'aria, vedo un'area di qua e tra, qui vuol dire che ho aperto dei bronchi, e succede sempre così, arrivo a 22, la pressione critica vedete che mi dà qua e tra, non ho una gonfiata, a 22 mm di picco, prezzo un broncogramma, e questo ancora ti metto assolutamente di farlo. A letto del paziente, senza muovere, senza dover andare in tacco, senza correre tutti i rischi che sono ammessi e commessi al rapporto di questi pazienti. Un'informazione che poi posso verificare nel tempo se trovo la pista che mantiene aperto quel polmone. Ed è personalizzata, non è random, così, do 30, do 10, do la pista che tiene aperto quel polmone che ho voluto. Questi sono altri esempi di reclutamento del polmone, adesso anche con la non invasiva questa cosa si può fare, certo che è molto più semplice che con un paziente 4.
ventilato, perché so che qualche volta non riesco a valutare meglio questo qua, però vedete come un'area di consolidamento polmonare, questo intervento qui ce ne facciamo più quello qua, aumentando la fibbia l'orecchio, che non ho solo bronco grande che vedo, ma ho anche altri polmoni in cui collasso a lavorare ce l'ha. Interessanti? C'è una domanda che mi è arrivata da un collega abbastanza tranquillo, che mi faceva la domanda per fare dialisi differenziale tra fibrosi e asma, è solo clinica o se riuscirà la clinica è dal punto di vista endocratico la più probabilmente non ha una distribuzione delle energie che c'erano la fibrosi produce probabilmente le aree di campo inferiori, i consolidamenti sono molto meno ampi spesi nelle condizioni di fibrosi, quindi direi che è un problema diverso. Poi dal punto di vista clinico la fibrosi si presenta mai come quadro, non si sa tutto che ha la RDS, quello lì. Però direi che la distribuzione, per quei segni che io ho fatto vedere dell'RDS, non li usciamo. C'è una buona parte di questi segni che non li usciamo. Su questa strada, per arrivare a qualcosa, qua, facciamo ancora rapidamente due cose sul diaframma. C'è molta letteratura sul diaframma, il diaframma si studia bene con il una stazione transepatica, dove vedete gli fanno soprattutto gli fanno di destra, i bambini vedete benissimo quanto gli fanno di sinistra, ma hanno iniziato con la cunetta acustica meno valida del fegato. È una cosa di cui mi sto occupando, perché è un ambito questo in cui spesso la ventilazione non viene compresa. Guardate come questa è. Questo paziente che non si riesce a ventilare, vedete, questa è l'escursione del diaframma, la frequenza respiratoria elevata, vedete come queste escursioni sono minime. Tra l'altro quando facciamo questo tipo di ventilazione, che significa mettere un tubo nell'esofago, il ventilatore si sincronizza con quando il paziente trigger a parte il suo atto ispiratorio, la macchina proprio nel momento esatto dà il volume e guardate come tempo, veramente pochissimo, sono 13.50, 13.56, in 6 minuti, guardate come la scursione del diaframma aumenta e come si riduce la frequenza respiratoria, che è un dato oggettivo che con l'eco prende in poco tempo. Questo è un bel caso, che vi fa capire come l'eco possa, con il diaframma, guidare la ventilazione. Questo è un paziente seduto in poltrona a tratto sfumizzato, relativamente giovane, con una BPCO. Sta bene, stabilissimo dal punto di vista clinico, è seduto il sintoma, mi ricordo, e quando io vedo il ventilatore, vedo che ha 10 di PIC e un supporto di 28, bravo, pazzesca, da lui non fa niente, fa tutta la macchina, voi vedete come questo diaframma ha queste escursioni che sono praticamente modeste, guardate cosa succede nel momento in cui io riduco il supporto, cioè aiuto di meno quel paziente, e guardate come l'escursione del diaframma, questo diciamo, vedete, supporto minimo 6, il diaframma che ricorda di fare il diaframma. Questo succede spesso quando si mette nel paziente, però non si soprattutto con lungo tempo, il diaframma mai a cortina, con cui normalmente c'è un problema di fibra neuromuscolare che viene interrotto nel momento in cui il paziente viene troppo supportato. Vedete, accorgersi di queste cose secondo me è importantissimo, perché evita magari a quel paziente che andrà a casa con un ventilatore, soprattutto nello svezzamento. Vedete, questo è lo stesso paziente quando aveva un supporto elevato, guardate come si muoveva il diaframma, guardate quando il supporto è 3 volte inferiore, guardate come muove il diaframma. Non lasciate ancora 2 giorni iper supportato, questo non verrà da respirare. Vabbè, tante volte i pazienti vanno male perché hanno paralisi, tante, abbiamo visto spesso sono state probabilmente paralisi parenchimatiche, perché il diaframma si muova in modo di sincrono. Questa è una paralisi completa del diaframma.
spesso non riusciamo a capire perché lo capiamo, ci sto per impararlo, perché spesso hanno paralisi diaframmatiche, qui vedete siamo a destra, il diaframma si muove, andate a sinistra, il diaframma è fermo, questa è la minuta, questo è il diaframma. Per quante volte che andiamo a cercare il perché di cose che possono sfuggirci, troviamo una risposta delle cose. Questa è la mamma di un mio amico psichiatra che viene operato in sistema regolare alla ottica e ha dispnea nel posto operatorio, ma è andata a casa per vedere 3 settimane di tessuto e viene rivista dal cardiologo che la fa vedere allo pneumologo e dice che deve fare una buona attenzione di terapia di pneumologia. Siamo amici, mi chiamano e dice: no, così lei corre che la tua gente viene mandata a farci tutto. Per quello che ci si attende, diversamente, questo versamento della maniera che sta dicendo di farlo. Però quando metto la sonda su quest'area, non vedo niente che assomiglia il versamento. Vedo che il diaframma è altissimo e che c'è una teletrasia del polmone, e questo è. Quindi quando ho fatto la quarantena mi sono stato fatto altre cose, non è vero. Una bucchia polmonare, forse una bucchia estantica. Ma perché faccio vedere questa cosa? Per dire quanto la regolazione del corante sia complicata da interpretare. Quindi la vista sia un cardiologo non più nuovo, ma logicamente tutte le opacità non sono ben, non è ben chiaro la regolazione quanto ci sia più di un parente, quanto c'è di parente, ma quanto c'è di parente. Quindi sicuramente nel contesto di situazione molto più accurato, può essere un esame complementare, io dico che l'ha fatto prima lei, con quello che dovete arrivare al torace a formare determinati oggetti formativi, ma con la del torace sulle opacità radiologiche è sicuramente una volta di rimedio. Sapete anche che è un buon standard per la diagnosi di pesamenti, che è il suono, così abbiamo paziente con trauma, noi vediamo 20 cc di sangue, qualcosa che a volte deve avere più di mezzo litro con un paziente in piedi per vedere la velocità. Il valore aggiunto dell'eco è che mi può dare informazioni sulle caratteristiche del litro. Un litro completamente anecogeno in genere non trasudato. È un versamento così piccolo che occupa solo il costo fremico, potrebbe essere un versamento che sicuramente compiere la regolazione del torace. Quindi i trasudati sono anecogeni, qui la vedrete sempre, quando il versamento è importante, vedrete la teletrasia compressiva del versamento, si diventa un bel momento di pressione per assaggiare il polmone. Quindi è normale, tanto più il versamento, tanto più vedrete la teletrasia compressiva di questo polmone che galleggia completamente o parzialmente areato. Se vedete che di quel verso è molto corpuscolato, qui il polmone è un organo solido, vedete questo polmone è completamente schiacciato, vedete come vedo addirittura la lotta toracica, perché non c'è più aria, posso vedere il diastolo. Questo è sangue, non perché ho fatto l'eco, hanno investito poi il punto soccorso e l'altro vende il punto soccorso in shock, cosa volete che sia. È sangue, ma sangue ha questo aspetto corpuscolato. Anche il liquido sieromatico può avere un aspetto di questo tipo, quindi non è detto che il sangue, che io con l'eco sono in grado di dire sempre è sangue, questo era sangue, proprio perché è stato in shock. Quindi già l'informazione o la tecnologia dello shock e so che non va a fare nessun esame, questo è detto, dicevo prima, se prima non mi metto il drenaggio, questo qui comento una bella grondaia nel torace, che è un caso molto più grosso, e va a tolta, ma non intatto in questa situazione. Perché se poi muore non è vero che così poteva fare. Prima si prende, poi si prende il pronto soccorso con la sola ecografia, non serve neanche la radiografia. E l'esame successivo non è la rientra, questo partendo, va dritto, fa la traccia alta con il passaggio, non è logico. Gli esudati hanno spesso evidenza di tranci fibrinosi oltre ovviamente al contesto degli esudati. Questo è un consolidamento polmonare. Alla polmonite, cioè la sassetta, ma quando vedete fibrina che è adesa al polmone, questo è un po' un grave risultato,
E questo quindi fa la contraria in un tema, cioè quello che avviene a piccola convenienza, ancora la febbre, e vedete la fibrina si comincia a organizzarsi in questi aspetti a mezzo d'acqua, quello che la prova contraria è scendere in piedi. L'inghiacciamento lì va drenato, non va fatto ancora tempo di ripartire, va drenato, perché quello è un piede. Il clima non significa l'inghiacciare del buco, sono come vedere il pH di quell'inghiacciare, il contesto di cui ciò viene, ma queste cose le vedete così dal 6 di sera, il giorno che avete caduto, vi porta una ragnatela, che non uscite direttamente, che dovete solo unicamente fare una video per la prosciuglia per pulire il buco. Come questo anche non tiene, perché si ha una comunità che si complica con le visite del tribunale. Il contesto clinico è importante, pazienti che vivono a cardiochirurgia che hanno emotoraccio ma che non hanno più di piedi, è lo stesso aspetto di questo. Quindi è importante contestualizzare quello che noi viviamo con. Cos'è questa roba qua? Quanto c'è di ferro, quanto c'è di addensamento di tipo quello parenchimale, le due terze capo medio del polmone destra, questa l'altra è forza che darà di qualsiasi radiologo. E se pensate, non è vero, io dico lo standard attacco, ma non serve per l'attacco. Allora, facciamo ci dice che qui c'è tanto, tanto di fumo. Ma tra questa TC, tra questo rete, io voglio questo. Perché questi tracci di fibrina, tutta l'organizzazione della fibrina che è tipica dell'NPM, non è distorta. L'attacco non ha questa risoluzione per fargli vedere i tracci di fibrina all'interno di un paziente. È un paziente che ha un quadro ecografico di questo tipo, ma è una toracentesi che ha arrivato a niente. Non serve niente, potrò spiegare tanti movimenti naturalmente un drenaggio grosso, ma probabilmente il paziente che deve essere avviato precocemente a fare il corpo scoppia in condizione. Pensate come ha modificato l'eco, il fatto anche con tempi ventilanti, il fatto che si punge dove si vede, devo fare una scuola accendere, si punge dove vedo, si punge dove si vede, perché questo si dimostra quello che si punge. Se io vedo il liquido, vuol dire che non ho aria da nato, quindi non posso mai fare danno. Quindi, dove si punge è sicuro, dove esattamente si è contato, lì si punge. Questo oggi ne parleremo, questo è un esempio, ma ce n'è tanti altri, in cui davvero la filosofia interventistica è stata radicalmente modificata dall'ausilio dell'epoca. Queste due radiografie sono simili. Però i pazienti sono completamente diversi, perché questo è quello dell'intima che ho appena fatto vedere, e questa solo la comunità. Sono completamente diversi. Questo qua lo controllerete alle 2 del mattino, devo fare il drenaggio alle 2 o 4, non alle 10 del giorno dopo, invece questo farà la stessa terapia antibiotica, farà la stessa terapia antibiotica empirica, ma il trattamento è completamente diverso, e l'outcome di questo paziente è diverso se voi drenate alle 2 di notte piuttosto che qualcuno lo drena alle 11 del giorno dopo, o peggio se è sana con l'intuito. Quindi l'eco qui impatta in maniera decisiva, non basta dire che la formulante, ma nella diagnosi di intima è sicuramente un'idea infallibile e ti dà un messaggio chiaro, pragmatico, come anche un l'altra di questo paziente. È ovvio che anche questa è un'indicazione, guai plan cardiologico può essere un versamento pleurico massivo, può essere un completamente telecasico, ipatizzato, in cui non c'è aria. Vado rapido sulle polmoniti. Se sapete la radiografia, se è il polmonite rimane una sorta di gold standard, questo sono voglio dire la bicicletta di Stark dice per confermare o meno la diagnosi comunista bisogna fare gli RX nei pazienti anche la legislante negli adulti, ma io su questa cosa qua non sono d'accordo, ma comunque ci arrivo attraverso un ragionamento. Qual è il tuo standard per dire che un polmone ha un problema? Allora, non è l'RX, questo non ci piove,
Questa è una polmonite che vedo con il corpo. Il campo polmonare sinistra è normale alla radiologia, ma è pieno di pallini sottoplasmici. Se questo lo fa che ne ha applicato, questa è tutta la cosa del corpo, con l'evidenza di lateralità con questa lesione, che per la mia esperienza sono patognomiche, è una cosa dolorosa, però l'RX del campo polmonare sinistra è completamente diverso. Quindi cosa può stare? Non vede l'infarto polmonare insomma, nella fase appunto subacuta dell'infarto, ma tutta la letteratura un po' così, però mi dimostra che ci sono fondamenti che non sono visti fare una del torace. Questo l'abbiamo già detto come interpretazione della radiografia sia molto più ancora dipendente, ma abbiamo detto all'inizio, se vi ricordate quando vi ho fatto vedere la mela battata, che siamo in grado di vedere solo quello che raggiunge la linea polmonica. Allora, noi possiamo vedere i polmoniti, le conclusioni, tutta una serie di cose, ma se non raggiungono la linea polmonica non lo possiamo vedere. Allora, su questa cosa si è detto che l'ecografia non è affidabile per la diagnosi polmonite, perché se la polmonite non raggiunge la linea polmonica non la posso vedere. E qualcuno ha detto, ma esistono le cosiddette polmoniti centrali, le polmoniti che sono confinate all'ilio. E quindi questa la trovate sul dizionario medico, questa definizione, cioè confinata alla porzione ilare, quindi non visibile. Allora, la polmonite centrale non esiste, l'ho detto io. È la cosa che ci portiamo dietro la radiografia. E poi vediamo, invece facciamo solo una postura anteriore, vediamo il confinamento che farà capire a corpo. E non abbiamo capito che non possiamo dire se anteriormente o posteriormente naturalmente tocca al corpo. Ora io sono una vita ormai, rilancio anche in Sardegna questa sfida, fatemi vedere un attacco di una polmonite in cui le polmonite non raggiungono la linea clinica. La pago per il no, per il gioco sarebbe un milione, ce la pago, pago per l'immagine, ci metto sopra i soldi, perché non l'ho mai vista, la polmonite evidentemente per una sua, per motivi di fisiopatologia, ha un andamento centrale. Quindi non è stato in qualche modo, viene sempre raggiunto, perché non c'è tacco di polmonite in cui non ci sia almeno un punto in cui potrebbe tutto diventare la presenza. Qui ci sono dati che confortano quello di cui mi sono convinto tutti questi anni. Radiografie positive per polmonite, valutate con pazienti con radiografie positive, valutate con l'eco. Tutti avevano una polmonite ecografica, per dire, di suo studio. Non saranno numeri, però ha dimostrato che tutta la mia convinzione era corretta. Chi aveva la positivo con polmonite non aveva mai letto la mia polmonite. Quindi non c'era il bias di dire ho sbagliato di vedere. Cioè, c'era il collegamento, andavo a cercarlo e lo vedevo sempre. Poi, per quanto riguarda il gold standard, ma non è certo la realtà. 30% di radiografie sono negative quando l'attacco per lo standard è positivo, anche tutti i più recenti hanno dimostrato che queste percentuali sono attuali, esistono, però vuol dire che uno su tre, se io mi baso solo sulla radiografia, non ha la polmonite, invece c'è. Cosa succede se ci introduciamo l'eco? Quindi è stata la tesi specializzazione di questo ex specializzando, abbiamo fatto il primo studio. Che ha confrontato l'eco, l'ATC e l'eco, con un protocollo che prevedeva che l'operatore fosse segnato, facendo lo stesso giorno l'eco, eccetera, dove venivano identificati i criteri polmonite, se l'RX era positivo o l'eco era negativo, veniva considerato un falso negativo ecografico, se l'eco era positivo e l'RX negativo, si andava a fare la TAC. Il consenso era la TAC, era la fase dose, eccetera, per andare a confermare. Vabbè, noi abbiamo lavorato 49 pazienti, voi vedete che 25% delle RX era passato negativo, quindi riproduceva già quei dati che erano noti da tempo quando si confrontava la RX con la PC. 3% di falso negativo è un errore del sottoscritto, nel senso che io ho fatto l'ecografia, mi ricordo una certa sera di cosa, l'ecografia che sono mai la facevo solo io. Però ho detto no, non va la polmonite, poi quando mi ha fatto vedere la lastra, ho detto Dio, ma non c'è la polmonite, vado a mettere la seconda, aveva una polmonite paracardiaca a sinistra, però l'ho considerato un falso negativo, ma non perché non si vedesse, perché altrimenti come dite, non la polmonite centrale esiste.
E questo non deve andare a vigliare, anche quando i comuni comunitari, la gente che veniva da casa, anche nelle condizioni migliori, in poter tenere anche un programma laterale, c'era comunque che vedere quando deve dare il territorio. Una cosa che mi premeva fare, cioè quello che vedere nei bambini, perché era comunque un problema di aria di protezione, perché questo primo lavoro, non vi dico per cosa fare questo lavoro, ancora quando ho fatto, di gas, non lo so, l'eresia più incredibile perché le risorse erano tutte da oggi e quindi ci hanno messo un anno e mezzo per comunicare questi dati. Questo è lo studio più importante che sia stato fatto, lo studio che noi abbiamo partecipato, ma lo studio multicentrico. Noi tedeschi abbiamo volato un bel po' di gente, qui siamo arrivati a un 3% di persone. E abbiamo dimostrato che le cose come la TAC, una recente meta-analisi dove ormai i dati che ci dicono qual è l'eco, ormai tutti dicono l'eco non è inferiore alla RENCE, io dico l'eco è un gran numero, appunto, già adesso c'è un minimo di in realtà negli 11 anni di metà degli altri. Questa radiografia è normale, non mi si venga a dire che non è normale, ma bambino dà dolore luminare importante, quindi non si capisce tutto là, che fa una TC. Questa è una roba di tanti anni fa, e la TC nelle sezioni basse fa vedere il tono, fa vedere la comune di sinistra. Ah, sicuramente adesso non so, l'elto, questa non si vede però. Così è come è quella cosa che si dice, c'è piante delle linee guida pediatriche che dicono di non fare mai la laterale. Perché si recupererebbero meno del 6% delle polmonite a fronte di un ambizioso pericoloso. Faccio vedere questa cosa perché vi faccio vedere l'equivalente eco di questa immagine. Ditemi che cos'ha di meno questa immagine rispetto alla TC. Anzi, ha di più il fatto che vedo l'immagine in movimento, vedo lo sollevamento, questi sono colombografi, questo è il molto bello, no? Questa è la milizia. È una piccola tappa. Però più potente della tanto queste cose. Questa forma è con mente retrocardia che cresce una retrocardia non lo vedo, mentre lo vede facilmente vedo. I comuniti hanno effetti molto variabili, ci sono globali, sono pure una canzone globale, ma una delle caratteristiche della comunità, anche dall'epoca in cui abbiamo osservato, comunque ricordate che la comunità non avrà mai limiti profondi. Meno che non sia romano. Se voi vedete una palla, non pensate alla colonna. La palla può essere una round, tante, possono essere tante colonne. Le colonne che hanno tipicamente questi margini profondi, sfumati, margini che non sfuma. Guardate, questo non è normale, questo è un bambino, però, questo qui è buio, però, guardate l'eco come vi fa vedere che il colonne ha dei buchi neri. Questi sono i processi che dando la fine non vedo, e spesso neanche la TC, secondo me, quindi nel profondo, immagino che l'attacco fa vedere con molta facilità. Questo è un adulto, con formalmente nel profondo, vedete che è tutto bene. Questi sono dei processi, se poi andate a isolare, sono avanti di 3-4 minuti, per la fine non vede, ma capite che c'è un impatto in un soggetto in cui io identifico che ha degli effetti un po' buono. La questa è la stessa del questa è una comunità globale, vedete come tutto con il logo focalizzato, con i limiti sono quelli dei logi, che sono limiti per continuare allora questa è una cosa che può aiutare, e la teletrasia mi fanno vedere con programmi aerei che sono paralleli, perché il polmone perde il volume, quindi schiaccia i bronchi, mentre le polmoniti hanno questo ricorso al volume dei bronchi, perché il polmone è una situazione in cui il polmone aumenta il volume, quindi i bronchi restano ben separati, mentre nella geletasia i bronchi vengono a rischiare paralleli. Questa differenziata da questa? Sì. Paralleli
non ho mai avuto modo di luce, fare aria e quindi di luce. Nella seconda volta in cui ho un po' di oltre, è vero che è anche una reazione, ma è vero che anche in un prescritto sono occupati da materiale che esiste, quindi biologicamente tu nasci nella comunità di ormone che è più spazio. Chiaro che radiologicamente sono le cose che mi faccio interpostare, sono le cose che mi faccio interpostare, sono le aiuta, però se anche geograficamente ti vedi questi broncogrammi che sono paralleli, sono molto suggestivo per la gente. Io penso che se non mi fermo, voi mi vedete, la testa di metà basta. Faccio solo una domanda, ma dal punto di vista inclusivo, queste polmoniti che sono visualizzate, sono di corso di gaster, sono quelle cose che praticamente noi dal libro avremo la privatizzazione inclusa, privatizzazione. In questo momento è privatizzazione oppure no? Nel senso, al consolidamento di quei franchi che diciamo che è venuto, quello no? Non ho cioè, nel senso, era un po' di fondo di cotizzazione. Vale. Queste che si vedono in elenco. No, no, allora, sono tutto no, adesso, no. Allora, c'è la comunità che si manifesta, tanto che avevo scelto adesso. La comunità si può manifestare come consolidamento. E questo è quello che poi vediamo molto meglio nella radiografia. Però la comunità può essere anche solo, unicamente, sindrome interstiziale localizzata. Perché? Perché noi vediamo solo quello che avviene in periferia, in qualche modo. Potrebbe essere consolidato di profondità. Quindi non lo vedo, questo potrebbe essere l'effetto di un collegamento sulla parte più periferica del polmone. Oppure potrebbe essere che se riguardano lo stesso paziente, il giorno dopo la donna avere un'area di white line, infatti, di fatto, quello che vi facevo vedere all'inizio, no? Queste quattro immagini, questo potrebbe essere il monitoraggio di una polmonite, ciò il consolidamento. Quando guarirà, ma questa è una cosa che io adesso ci vediamo, che l'anno che c'è il consolidamento, dopo 24-36 ore di terapia di biopsia, quel polmone che ha consolidato diventa un'area di white lung, noi siamo tranquilli che con la caratteristica di un'efficacia. Perché è un segno di crea reazione del polmone. Poi vedremo le linee B e poi il polmone tornerà alla normale. Per questo avviene sempre, però white lung può essere sinonimo di polmone, il giorno dopo potrebbe essere consolidato oppure potrebbe rimanere qui, non ha nessuna prospettiva. Quello che invece lascia molto perplessi è la discrepanza tra la scultazione e la polmonite. Questo soprattutto in età pediatrica. In età pediatrica che avete dice che non vale l'arte, non vale solo quel giorno, perché? Perché alla fine della sera quando mi sono scelto, perché è il giorno secondo, però tasto di volte, l'operazione è negativa. La povertà della clinica rispetto al quadro di guardia, dove si ricorda la polmonite sinistra, tutta lì la polmonite. Quindi la clinica veramente non è semplice, nei segni specifici, da perché un bambino che ha la tosse e la febbre alta, ahimè, o meno male, si risina la pizza, questa è la verità. Quindi la quale forse dovrebbe ricordare la neografia, però. Quindi ci pare solo per niente che si operano. Nella nostra esperienza noi, quando abbiamo lavorato un mezzo, eravamo con l'amico Luca Carotti, che abbiamo studiato neonati e bambini, era il primario della pediatria, adesso è il primario della neonatologia di Lina, noi non facevamo più, ogni 3 anni avevamo fatto 2 radiografie, non di niente, 2, per il sospetto di polmone. Noi eravamo convinti che se dentro la negativa il bambino non aveva la polmonite. Al massimo abbiamo fatto del follow up delle simulazioni e non abbiamo mai capito. Per cui noi non facevamo, avevamo dimostrato di ridurre per il 90% quello che era lo storico di grande richiesta. Nel mio parte della terapia intensiva io dico che se chiedo 4 RX al mese, no, esatto, non mi chiedo. E quello che serve
due volte e due soldi. Diciamo, quando la città non è più elettorato, non è quella che ha detto, però quando hai un quesito clinico, la comunità che non viene, se non male, non va meglio, la RDS si sta risolvendo, c'è un problema coraggio, non è tutto dinamico della terra, non ha senso. Il problema coraggio, sapete che il 60% delle leggi negative non vedono il problema coraggio, quindi non ha nessun senso, spieghiamo veramente pochissimo le cose. Nessuna radiografia è proprio forte, perché fare una radiografia con 15 di radiografia, soprattutto in stato che ho detto, non ha senso. Se la può fare, la radiografia ti può aiutare, certo li mettono in piedi, bisogna avere il meglio che sono dati di quello. Se li fai a letto, ma è